Salam Lek. Hanno portato per me delle valigie a nome di Mr. Totto? Sì, sceriffo. Che sceriffo d'Egitto? Come comico dal Far West. Oh, mi scusi, il suo abbigliamento mi aveva ingannato. E non si confonde, mi dia la chiave. Senz'altro, ma là c'è uno sceriffo che lo attende da un pezzo. Guardi. Salam alaikum. Sceriffo Omar il Bedou ai suoi ordini. Io non voglio né inchini né salamalecchi. Questo l'ho di presentarsi, dico. E questa? Lei è uno sceriffo maleducato e ignorante per giunta. Ma io un corno. Lei doveva venire ad accogliermi all'aeroporto in pompa magna e con tutti gli onori dovuti al mio rango, al mio ceto e, perché no, al mio sesso. Hai ragione. Come si permette a darmi del tu? Che siamo stati a scuola insieme qualche volta, abbiamo mangiato insieme. E allora? Io, effendi. Chissà come si dice in Inghilterra, chi si offende è fedente, perciò si dia una regolata. Se n'è data? Sì. Comunque, io il tu lo do solamente alle persone che mi sono simpatiche. Lei mi è cordialmente antipatico, perciò manteniamo le distanze. Come credi? Credo così. Bene. Lo sa lei che per colpa sua ho dovuto dare le dimissioni telegrafiche? Ma le dimissioni si possono ritirare. Sì, le dimissioni si possono ritirare. Ma i soldi del telegramma, chi me li dà? Io lavoro, sa, non vado mica a rubare. Quanto hai speso? Una sterlina e 16 scellini. Ecco due sterline. Vogliamo andare? Un momento, vorrei prima andarmi a vestire da cristiano, no? Ti consiglierei di tenere questi abiti. Sono più indicati per il deserto. Ah sì? Ma almeno una sciacquata, una lavata, una rinfrescata. È meglio partire subito. Dobbiamo ancora scegliere i cammelli e il viaggio è lungo. Come tu vuoi. Noto con piacere che mi dai del tu. Sai com'è? Siccome il viaggio è lungo, io ho cercato di accorciare le distanze. Vogliamo andare, effendi? Andiamo. Ragazzino, sala. Sono andati. Bene. Doris chiama CIA, Doris chiama CIA. Agente inglese ha eliminato concorrenza egiziana, turca e russa. 000 sbarrato 8 si trova ora nelle mani del nostro sicario spacciatosi per Omar Bedou. Io parto immediatamente in elicottero per Samarra. Doris chiama CIA, avvistati in questo momento nostro sicario e agente inglese. Omar! Che c'è? Omar, mi viene da rimettere. È normale, ai principianti il cammello fa venire il mal di mare. Ah sì? Ora capisco perché queste bestie le chiamano le navi del deserto. Non aver paura, dopo i primi giorni il mal di cammello passa. Ci si abitua. Ah sì? Dopo i primi giorni? Ma allora, quando dobbiamo camminare ancora? Quanti giorni? Per molte lune ancora, se non ti abituerai a correre sul cammello. Ma come? Io già mi sento male con questo andazzo. E tu prova a correre. Oh! Aiuto! Frena! Frena! Naufrago! Oh! Mi faccio male? Vai. Vedrai che a furia di cadere imparerai a correre. Mi sono fatto male il gomero. Forza! Ai.